Buonasera a tutti, noi adesso ci mangiamo il gelato. Cosa c'è adesso? No, non ci si vede. Non si vede, certo non si vede. Sì, certo che si vede. Ma non si vede. Non si può, poi non si vede. Ok. Ok cosa? Ok, dico. Allora, qua abbiamo i gusti di vaniglia, marron glacé, cioccolato al latte, c'è il cane sotto, stare attento, e mandarino e cioccolato. Che schifo. Però un mandarino non lo trovo. Vabbè. Prenderò io. Non prendere quello che vuoi. Adesso anch'io me lo metto nella brioche. C'è già anche un po' di marmellata dentro, ma vabbè, uguale. Però prima li volevo assaggiare così. Cioè mi manca solo quello lì da assaggiare. Qua. Quello qua. Ci sono i pezzi di mandarino candito. Il cane, ecco. Una volta la prendevo sempre la brioche col gelato. Sì. Quello cos'è? Cosa? L'hai già perso? Sì. Ragazzi, facciamo i maiali, eh? Godiamocelo. Ho freddo. Buono. Tra l'altro con quel velo di marmellata, di solito in gelateria dove lo prendevo io già un po' buone merendine così, ma con un velo di marmellata dentro qua è buono. Vedete qua di digestivo lo danno col cioccolato? Sì? Sì? Non tanto per spiegazione, non ho capito. Non ho capito. Non ho capito, fanno già così. Con quel liquore e il cioccolato. E dov'è che è quel liscio? Quindi sta bene col cioccolato? Dopo l'amore io non posso mangiare, c'è la fragola. Cos'è la fragola? Cioè, però ho tenuto quella perché scade a ottobre.
Cioè, cioccolato con gli scorzi d'arancia viene la mia cosa preferita. Quindi, allora, il mio gusto preferito, se dovessi farlo, sarebbe, te lo dico, cioccolato con pezzi di merendina, pezzi di pan di Spagna, pezzi di biscotto, rum e scorze candite. Quello è il mio gusto. Lo chiamerei sapori indelebili. No? Beh, sarebbe buono con gusto, te lo faccio un giorno. Dobbiamo provare, abbiamo un sacco di banane. Non fai mai. Tra l'altro, quanto durano le banane? Il frigo? No. Lascia questo angolino qua pulito per Rocco, Non so dove metterlo, ma con il quale glielo metto? Un pezzino. Quando, perché vedo che cola e se va giù mi si macchia. Sto pensando perché non c'è la vita. Chi? Il cane. Ora non so se prendo qualcosa con questi due, perché qua cola. Però i pezzi di marron glacé potrebbero metterci. Quelli sembrano poca roba. Ancora mangiamo la daggio perché è fredda. La daggio ci sta bene, no? Però qua cola, glielo vado a prendere. Così va bene, amore? Questo è per Rocchetto. Piano amore, eh? Il gelato è fresco. Freddo. Se lo lasciavo lì si squagliava e poi si andava a amalgamare col cioccolato, ho paura. Invece così, avendo io d'autore, sono sicura che è bello pulita. Gli ho dato vaniglia. Ho già finito il cane, hai legato il piatto? Andare a prendere un'altra merendina, no? Ti piace il topping? Beh. Anche se non c'entra un cazzo? Beh. No? Tutto di fuori, hai detto? Vabbè, se ci sta bene, no? Amore, che stai lì? Dai, andiamo qua. Voglio, adesso non si cerca. Non ti cerca.
E ti va a prendere il suo invece? No. Dei biscotti? D'altronde, se il gelato non si mangia ad agosto, quando si mangia? Comunque ve lo farò il mio gusto. Lo farai il tuo gusto. Con tutte le gabbie ad agosto. Avevo di qua. Un po' di verità. Questa cosa c'è. Ho portato anche la mamma e il papà il gelato, però gli ho preso gusti classici, nocciola, pistacchio, che piace a papà, non so, piace alla mamma, e poi stracciatella per tutti e due. Certo che cosa? E che poi ci mancheranno queste giornate congelate, terrazza. Sono grigliate. Quest'anno le grigliate noi.
L'abbiamo fatto prima. Ma non gasto, non so di niente. Si vede che per gli altri gusti, no? Invece la vaniglia anche vicino a tutti gli altri gusti, sa. Ma il marron glacé si perde. Tanto è stato, l'altra volta no. Ma noi non ce ne lasciamo già la donna. Ok. Ah, la discula. Mi fanno passare per la finito. Finito gelato. Finito. Maiale. Maiale. Siamo dei vagliati! Dai, adesso prendi un po' di sticche. Mangiamo. Ma se oggi hai mangiato un po' di sera. Cinghiale, cinghiale. Si bella la scarpa, la regalo mia suocera questa. C'è già la sua. Ma questa è più grande. Poi gli servirebbe. Mi farebbe tanto piacere. Tu li buttavi via. Chiaro. Ti sarebbe tanta roba da mangiare qua. Oh, adesso non vado con la ciotoletta. Fiocco, fiocco, fiocco. Ragazzi, devo lavare la cucina. Buona Natale a tutti. La salutazione che ho dietro, se non mi piace Natale, devo fare la sera di Natale, sembra. Perché non metti a Natale il suo video? Sembra che l'abbiamo fatta la notte. Ma smettila! C'ho le luci dietro. Allora ho svuotato
la cosa della macchina del caffè e ora la vado a rinfilare, giusto che questa. Io gli dico guarda il cane, manco per l'anima. Posso andare avanti così? Manco 5 secondi dietro al cane. Siamo nella settimana di Ferragosto e io faccio le cose così alla cazzo. Ci penso minimamente di farle bene. Allora, questi però vanno lavati. Però io ci infilerei anche quasi quasi questi, perché così do una botta alla cacchia, alla stufa. Perché fa schifo. Mi si è versata l'acqua. No. Facciamo un'ora 37, ma sarà 5-3. Quindi stasera dovevano essere le sorelle, invece le sorelle non ci sono. Non ha più diviso, devo farlo, no? Ok, allora adesso. Devo ricordare di andare a lavare il terrazzino. Thank you.
pensare. Non ho usato neanche il mio frullino. Siete caduti e adesso c'è il lavandino di mezzo. Adesso spalanco tutte le finestre e faccio arrivare la cucina. Ci ho dato proprio una volta così, ragazzi, la settimana di sera adesso. Non ho intenzione di fare altro.